Ci troviamo a Faenza, presso l'azienda agricola biologica Vernelli, che io conduco insieme a mia moglie. Siamo in biologico dal 2000. Questa azienda lavora per Terre di Ecor dal 2015 circa. Siamo in una zona pedocollinare molto vocata per la frutticoltura, pesco e l'albicocco in particolare. L'azienda ha una superficie di circa 35 ettari, con una biodiversità importante perché oltre alle drupacee coltiviamo peromelo, ciliegio, susino e abbiamo anche una parte viticola, qualche piccola superficie anche a colture orticole. L'agricoltura biologica per noi inizialmente ha rappresentato un'alternativa ecosostenibile e rispettosa dell'ambiente, perché riteniamo che l'approccio chimico nel tempo abbia creato più problemi che risolto. L'agricoltura biologica non è un'agricoltura facile, purtroppo i mutamenti climatici e ambientali rendono sempre più difficile poter operare in questo settore, ma noi siamo speranzosi perché comunque nuove tecnologie e nuovi metodi di lotta ci stanno permettendo di affrontare le sfide che ci aspettano nel prossimo futuro. Quando abbiamo iniziato a occuparci di agricoltura biologica, gli interrogativi erano tanti. Ad esempio, il pesco qui da noi ha dei parassiti e degli insetti difficili da affrontare. Abbiamo visto la nostra azienda ripopolarsi però di una fauna di insetti predatori. Si dice che la natura da sola fa fatica a difendersi. Noi invece in questi anni abbiamo notato un ristabilirsi di un equilibrio. Stiamo affrontando ad uno questi problemi anche attraverso nuove tecnologie. Il pesco per noi è diventata una coltura di particolare interesse. La Big Top è stata una varietà rivoluzionaria, è stata la prima varietà con determinate caratteristiche sia organolettiche che di conservabilità e durezza della polpa. Io ero un ragazzo, fu mio padre a intuire già all'epoca che si trattava di una varietà rivoluzionaria che probabilmente avrebbe soppiantato tante altre cultivar coltivate in quegli anni. Le sfide per il futuro per un'azienda come la nostra sono tantissime. Abbiamo la speranza anche di nuove tecnologie. Siamo partiti con la confusione sessuale, siamo arrivati ai batteri, funghi antagonisti. Una delle ultime innovazioni è stato l'impiego della zeolite, un'argilla che permette di avere buoni risultati sia contro le malattie fungine, ma anche contro gli insetti patogeni. Riteniamo che sia importante anche la biodiversità, avere un ambiente diversificato, colonizzato da tanti tipi di insetti in cui sono presenti tanti tipi di colture. La sfida più importante comunque sicuramente è quella ai cambiamenti climatici. Un'agricoltura a basso impatto ambientale permette al nostro ambiente di preservarsi meglio e di impedire ulteriori mutamenti climatici.